maggiore difficoltà dei trasferimenti. E, il programma l'avete visto, insomma, adesso lasceremo la parola al segretario nazionale, possiamo già dire uscente, insomma avremo una novità di rilievo che anticipiamo, ma forse è già nota a tutti quanti, quindi ci sarà la relazione di Tommaso Mennella, Pasquale Mennella, scusate, che salutiamo con un applauso. Confederali e nazionali, ai graditi ospiti per averci onorato della propria presenza. Celebriamo oggi in questa splendida cornice il quinto congresso UGL Mare e Porti, tappa intermedia che ci porterà al congresso generale confederale a fine anno. Lo facciamo qui a Torre del Greco non solo per dare un meritato riconoscimento per questa città quale capitale marittima in termini di forza lavoro e tradizione, ma soprattutto perché dopo tanti assisi tenuti in questi ultimi 18 anni di mandato nazionale in giro per l'Italia, ci tenevo in modo particolare a chiudere qui in casa questa grande avventura e nel contempo avviare un'azione sindacale per i prossimi anni. Infatti, come già informalmente anticipato, questo di oggi sarà il mio ultimo impegno come segretario. Purtroppo alcune mutate condizioni familiari per eventi sanitari, se vogliamo, salutari, mi hanno imposto una particolare riflessione. In verità è già da un po' di tempo che andavo avanti con il freno tirato e che ogni volta preparare e presidiare una trasferta o quant'altro per me diventava motivo e fonte di inquietudine. E quando via via ho percepito che ciò poteva ripercuotersi negativamente su tutta la collettività, perché, tra virgolette, lo dico, la dinamicità, la disponibilità totale è uno dei requisiti essenziali che il ruolo richiede. A quel punto ho pensato che fosse giunto il momento di porre rimedio e favorire una giusta rimodulazione. Una rimodulazione che garantisse continuità a questa nostra organizzazione. Organizzazione a cui anni fa, insieme ad alcuni audaci amici, uno è presente qua, il grande Pietro Carlati, gli Autofere, che ci avviò lungo questo percorso, ho contribuito, anzi contribuì a promuovere affinché questo sindacato diventasse uno strumento essenziale per tanti lavoratori e affinché si realizzasse un'alternativa programmatica a quella egemonia che si era creata a favore delle note confederazioni. Quindi, ritornando a quanto stavo anticipando, c'era necessità di individuare e proporre un percorso coinvolgente e condiviso, a partire quindi dalla scelta della figura giusta da indicare. A quel punto poi non è stato tanto difficile, credete, individuare il profilo giusto e la condivisione. Non è stato difficile anche grazie al conforto che ho avuto da parte dei miei cosiddetti saggi collaboratori, in particolare qui presenti il Franco Pozzuboli, il Giorgio Vallone, il Pippo Tesorero, Patrizia Esposia, cito solo alcuni, i quali, compresa l'esigenza, hanno convenuto sulla scelta senza alcuna riserva su Almerico Romano, che è qui presente con noi. Una scelta che rappresenta una soluzione quasi naturale. Con Almerico c'è stato un percorso di attività quindicennale a testimonianza, una collaborazione su quasi tutto ciò che si è prodotto. Ed inoltre era anche una sua desiderata legittimamente espressa in tempi non sospetti.
Da ciò quindi, approfittando della tornata congressuale, ho potuto dedicarmi con serena determinazione alla preparazione di questa innovazione, che spero oggi possa concretizzarsi affinché l'UGL Mare e Porti possa approcciarsi verso le future sfide pronta come sempre. Fotografia emozionale. Persone intorno a me che siano innanzitutto motivati ed entusiasti, che facciano prevalere l'entusiasmo. La mia non sarà la segreteria di Romano Almerico, sarà la segreteria di un gruppo. Hai ragione Franco, hai ragione Fabiana, dobbiamo crescere nei porti. Lì dobbiamo crescere e ci metterò tutto perché ciò avvenga con la vostra collaborazione. Non sono uno studio, non sono un scelta, non ho le competenze specifiche che avete voi, ecco perché mi dovrò avvalere della vostra collaborazione. Dovrete essere per me la parte mancante di quelle che sono le competenze nei porti. Bene, inizio dicendo quello che Gaetano Panico nel discorso finale aveva detto nel suo convegno, nel suo congresso, utilizzando una frase adottata di Darwin, famoso biologo dell'Ottocento, quale diceva: non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, è quella che cerca il cambiamento, è quella la specie che vivrà. Io, senza voler essere irriverente verso il biologo dell'Ottocento, dico che secondo me coloro i quali anticipano il cambiamento sono quelli più forti, non quelli che si adattano al cambiamento. Purtroppo l'Italia, per quanto riguarda la materia di portualità e di marittimi, guardi, ho un sogno, Fabiana, Franco, è che se toccano un marittimo hanno toccato un portuale e se toccano un portuale hanno toccato un marittimo. Dobbiamo inculcare nei nostri lavoratori quella mentalità. Se ci mettiamo insieme ci possiamo anche riuscire, perché se facciamo così noi abbiamo una regolamentazione sullo sciopero che nei fatti ci vieta qualsiasi tipo di protesta. È una protesta monca la nostra, è uno sciopero inesistente, non possiamo farlo più. Però se ci mettiamo insieme mettiamo in difficoltà il sistema contrattuale. Un'altra cosa ci tenevo a dirla relativamente alla sicurezza sugli ambiti del lavoro. Allora, chi lavora a 60-70 metri dal suolo, chi lavora con la pioggia e con il sole, non può lavorare fino a 67 anni. E glielo dobbiamo dire. Se non lo capiranno, glielo diremo ancora una volta. E se continueranno a non capirlo, glielo diremo a modo nostro. Dobbiamo riprenderci l'identità della CISNAL, di quella che è stata la CISNAL. Quando qualcuno fa finta di non volerci ascoltare, noi dobbiamo battere prima i piedi a terra e poi i pugni sulla tavola. Dobbiamo fare questo, dobbiamo ritornare sicuramente a fare queste cose. Relativamente alla riforma sulla portualità, bene, io 2 o 3 giorni fa, in un momento di stacco dai giornalisti e da quant'altro, parlai con Matteo Salvini e dissi: guarda, tu dici che noi siamo la tua costola sindacale e noi vogliamo esserlo, perché io credo, a differenza di quello che è stato motivo di contrasto con Pasquale tante volte, che Pasquale diceva: lasciala perdere la politica, non li dà retta. No, io dovrò essere una spina nel fianco per la politica, dovrò essere una spina nel fianco per la politica e andrò a rivendicare quello che è il mio diritto. Io, se sono della tua famiglia, tu mi convochi ai tavoli dove convochi anche gli altri, altrimenti io non sarò della tua famiglia, non vengo con cappello a elemosinare nulla. Questo sia chiaro.
prima cosa le facciamo gli auguri per questa nuova nomina, lei è il nuovo segretario nazionale dell'UGL Mare. Ecco, in merito ai marittimi, perché lei sa benissimo che noi siamo un canale marittimo, ecco, le vorrei chiedere, dell'ultimo accordo che è stato fatto da parte dei sindacati, perché effettivamente non si sa chi ha firmato questo accordo, fatto con il governo, si parla dell'imbarco dei personale extracomunitario sui traghetti italiani nella misura del 20%, un accordo che è partito mi sembra il 3 luglio e finisce il 4 ottobre. Ecco, tutti hanno definito la Torre del Greco la capitale dei marittimi come capitale umano, ma che cosa succede? I marittimi sono finiti veramente? Allora, innanzitutto la ringrazio per gli auguri di un sito importante come quello che è Torre da Mare. Al vicino ai lavoratori, sempre e comunque nell'informazione, vi abbiamo spesso utilizzato e continueremo a farlo. Relativamente alla sua domanda, glielo dico da segretario nazionale, guardi, che si dovesse ricorrere ad un sistema per reperire personale marittimo era quasi diventata un'esigenza degli ultimi anni, perché la carenza di lavoratori marittimi non è cosa di adesso, è un qualche cosa che già è avvenuta subito dopo la crisi pandemica. E allora, secondo noi, ovviamente deve essere un atto transitorio. Io ho letto di quell'accordo, anche se non ho sottoscritto nessun accordo, però sinceramente in questo periodo l'impiego di personale extracomunitario sulle navi battente bandiera italiana purtroppo, e dico purtroppo, è un'esigenza che però dobbiamo limitare nel tempo. Ecco, non deve essere una consuetudine, dobbiamo creare le condizioni affinché i lavoratori italiani non vengano più a mancare. Quali sono le condizioni che hanno fatto in modo che i lavoratori marittimi italiani mancano? Sono semplici, sono sotto gli occhi di tutti. Una vita difficile, un guadagno misero rispetto al sacrificio richiesto, costi di formazione elevati, alto tasso di precarietà. Sono queste le motivazioni che disaffezionano i giovani ad avvicinarsi verso il nostro lavoro, e noi abbiamo necessità di un cambio generazionale. Poi non bisogna neanche nascondere che il reddito di cittadinanza ha avuto anche il reddito di cittadinanza ha avuto un ruolo per far disaffezionare i giovani verso il nostro lavoro. Un lavoro che inizia, come tutti sanno, da stagionale, però con una prospettiva di precariato, ed è questo lo sbagliato, questo è quello sbagliato. Noi dobbiamo dare una prospettiva di lavoro stabile, perché un lavoratore come quello marittimo possa programmare una vita presente e futura, cosa che oggi un lavoratore marittimo non riesce a fare per l'alto tasso di precarietà che esiste all'interno del settore. Allora, oggi andare dai datori di lavoro e chiedere, guarda, tu devi aumentare le paghe, praticamente non se ne esce. Allora dobbiamo fare in modo che lo Stato capisca, A, che deve fare delle scuole di formazione professionali che formino quelle figure che oggigiorno vengono richieste dal mercato del lavoro e sono carenti in Italia. B, devono dare quegli istituti retributivi, sgravarli completamente dalle tasse in modo che non abbiano un costo aggiunto per gli imprenditori. Sono queste le ricette che fanno in modo che i lavoratori marittimi, giovani, ritornano ad affezionarsi non tanto a una tipologia di lavoro che comunque rimane una tipologia di lavoro molto sacrificata, ma ritornino ad affezionarsi ad un tipo di guadagno più elevato rispetto a quello che troverebbero a terra. Sono queste le motivazioni, oltretutto noi dobbiamo fare in modo di svecchiare un pochettino il nostro settore, mandando le persone via, riconoscendogli il lavoro usurante, perché non è possibile che un lavoratore che è marittimo, che vive i due terzi al di fuori del proprio nucleo familiare, al di fuori della società civile, non abbia il riconoscimento del lavoro usurante, come non ha il riconoscimento del diritto al voto. Anche quello dobbiamo far notare. Il lavoratore marittimo che sta fuori deve poter scegliere il proprio
rappresentante di politica nazionale, cosa che viene concessa agli italiani all'estero e non viene concessa, che non versano una lira di contributo all'erario, e non viene invece concessa ai lavoratori marittimi, che sono un bacino di continuo adempimento di tasse e quant'altro per lo Stato italiano. Va bene, grazie.